5 anni di reclusione, quanto ha patteggiato l'ex primario di oncologia medica dell'Istituto Tumori Giovanni Paolo II di Bari, Vito Lorusso, arrestato nel luglio del 2023 con le accuse di peculato e concussione, perché avrebbe chiesto soldi ai pazienti malati di cancro per visite e ricoveri e per velocizzare pratiche burocratiche. Per questa vicenda era ai domiciliari, ma poi è tornato in libertà. È stato nuovamente arrestato e posto ai domiciliari il 26 febbraio scorso nell'inchiesta sul voto di scambio politico mafioso a Bari, che ha portato a 130 arresti, tra cui la figlia Maria Carmen Lorusso, all'epoca dei fatti consigliera comunale di Bari, e del marito della donna, l'ex consigliere regionale Giacomo Olivieri. In quest'ultima indagine Lorusso, per favorire l'elezione della figlia, avrebbe stretto un accordo con Massimo Parisi, fratello del boss Savinuccio. In cambio dei voti alla figlia avrebbe curato il nipote del capoclan, poi deceduto. Il giudice, con la sentenza emessa nelle scorse ore, ha disposto per Lorusso l'interdizione in perpetuo dai pubblici uffici. Intanto l'Istituto Tumori ha richiesto alla Corte dei Conti di disporre nei confronti dell'ex primario un provvedimento di condanna di quasi 800.000 euro per il grave danno arrecato all'immagine dell'IRCCS barese, soprattutto a causa delle denigratorie parole che lo stesso Lorusso avrebbe pronunciato contro l'istituto in cui lavorava, sottolinea il DG delle donne.